Spazio, 1993. La ID Software pubblica Doom, creato originariamente per il DOS, successivamente riconvertito per Windows 95, 3DO, Acorn Archimedes, Atari Jaguar, Game Boy Advance, iPhone OS, Mac OS, Microsoft Windows, MS-DOS, NEC PC 9801, Sega Mega Drive 32X, Sega Saturn, Swatch, forno a microonde, qualsiasi cosa con uno schermo? Sì, credo di sì. È stato uno dei primi sparatutto in prima persona insieme a Wolfenstein 3D, conquistando più di 15 milioni di persone, che sono tantissime, eh? Quasi mille. Sì, quasi mille. Doom ha avuto numerosissimi seguiti. Doom 2 Hell on Earth del 1994, Ultimate Doom del 1995, che comprende i tre episodi originali più un quarto inedito. Se non contiamo le versioni per iPhone, l'ultimo Doom è Doom 3 del 2004, che però utilizza una nuova tecnologia ed è molto diverso dai capitoli precedenti. Mi dicono che faranno anche Doom 4, che dovrebbe uscire a breve, con la nuova tecnologia Tech 5, 6, 7, 8, biscotto. La storia si dirama fra Deimos e Phobos, le lune di Marte, l'inferno e la Terra. Sei un marine sopravvissuto che deve liberare la base invasa dagli alieni. È il primo gioco in cui l'ambientazione è realmente in 3D. Puoi salire e scendere le scale. Sì, perché prima potevi andare dritto. Cioè, capito, dritto, basta. Adesso dritto su e giù, senza spostare la visuale, su e giù, destra, sinistra. Però guardi sempre dritto. Spari, apri le porte, spari. E apri le porte anche. E spari. Bella raga, siamo qui in live per trattare un mito halloweeniano. Qui con noi c'è Kurz, che è il redattore della rubrica di cinema di Game Soul Popcorn Time. L'abbiamo chiamato in questo speciale di Halloween per chiacchierare un po' di cinema, paura, fantascienza. Bella, sì, dunque siamo qua oggi. Cosa dobbiamo fare? Vogliamo sfatare un mito che gira su internet da 10 anni, sì, una decina d'anni. Il mito qual è? Dunque, si dice che giocando il primo livello di Doom, la notte del 31, attenzione, bisogna la notte del 31, e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato la data e l'ora del computer. Sì, perché sennò il video non usciva più. Se non usciva più. Cosa bisogna fare? Sparare 3 volte al pulsante alla fine del livello. 3 volte, no 5, no 2. Cosa si potrebbe fare? Noi non ci siamo riusciti ovviamente, ma oggi ci riproveremo perché non ci arrendiamo. Anche perché è un mito interessante. Cioè è un mito molto interessante. In pochi lo conoscono comunque. Perché si sbloccherebbe un livello speciale a tema Halloween. Ah, Halloween. Ah, a quindi tema Halloween, attenzione, Doom, horror, un livello molto particolare. Ecco. Beh, intanto vedo, mentre tu ti diverti, noi lavoriamo, tu inizi a giocare e darei la parola a Kurz. Molto bene, molto bene. Allora io cosa faccio? Mi collego direttamente a Doom, al gioco. E per parlare di cinema diciamo innanzitutto che c'è, ebbene sì, c'è il film ufficiale su licenza di Doom, che si chiama Doom, sì. Interpretato da Dwayne The Rock Johnson, film horror fantascientifico del 2005, quindi relativamente recente, tantissime scene in soggettiva per ricordare anche il gameplay del gioco, sì. E una schifezza, l'ho detto subito, va detto, quindi diciamolo, non è bello. Se cercate qualcosa di invece un po' più di qualità, ma comunque ambientato sempre nell'universo di Doom, insomma. Sì, sempre restando sulla fantascienza, sì, e l'horror. Non lo so, posso andare su uno dei miei classici preferiti in assoluto, che è La Cosa di John Carpenter. Ecco, qui viaggiamo veramente su livelli alti, ma molto alti. Pur restando sullo splatter, perché un film, l'ha detto subito, splatter, ma di quelli fatti bene, dello splatter che ci piace. Ah, okay. Dello splatter che ci piace, questa è una pietra miliare assoluta del genere, che ha fatto scuola, sempre ambientazione fantascientifica ma con della sostanza, diciamo così. Qui c'è della profondità, è un film che non vi scorderete facilmente, potrete guardarvelo, riguardarvelo, sì, attualissimo, avrete sempre le stesse sensazioni e ve lo straconsiglio. Tra l'altro, sempre restando in tema di qualità, Carpenter, il regista, sì, posso parlare di Halloween, un film ambientato ad Halloween, e nello speciale di Halloween, nello speciale di Halloween, incredibile. Manco farlo apposta, veramente è piovuto dal cielo questa ispirazione improvvisa. E aspetta, intanto che allora vediamo, mi raccomando, spara 3 volte. Ah già, 3 volte, attenzione, ci siamo. 1, 2, 3. Niente. Ah, cazzo. E invece no. Ah no, però
mappe. No, vabbè, ma magari è questa versione che ha fatto. Dici che è un no, po'... ma forse mi è già capitato comunque. No, no. A me no, cioè a me non pare. No, ma magari questa versione del PC dici qua, che... sì, potrebbe essere. Sì, ma che sfiga però vabbè, che si spegne tutte le volte che facciamo qualcosa. Ormai è un'abitudine. Vabbè, cosa... fa niente, non. Vabbè, al massimo lo rifacciamo sto video, non so cosa dire. Riproviamo. Vabbè, tira fuori la telecamera. Tira fuori la telecamera. Prendi la telecamera perché. Dai, che lo cacciamo nel video che facciamo. Assolutamente, vaccherò. Cos'è? No, questo di solito in Windows non c'è comunque. Ma direi di no. Sembra un disco dei Puffi. Non sul mio Windows, sicuramente. Cos'è? No, no, aspetta. No, vediamo cosa succede. Niente. Non succede niente. Non succede nulla. Boh, si sarà spento. Si ah, no, 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 vabbè, se è acceso, dai, a posto. Vabbè, vabbè, niente. Cosa ci vuoi fare? Vabbè, funzionerà. Che ne so? Attenzione. Dai, su, accendi. Il computer è lentissimo, comunque. Abbastanza lento, ma adesso dai che si avvia. Normale. No, hai cambiato desktop. Dai, no, non ci credo. Dimmi che hai cambiato desktop. Vabbè, schiacciaci su. Prova. Clicca un attimo. Che ne so? Prova, fai qualcosa. Che cazzo? Ma questo? No, Doom. Doom. Ci va bene lo stesso. Vabbè dai, intanto guarda se riesci a far partire Fraps, sì, così ecco. Dopo montiamo il tutto e successivamente non, così non si vedono tagli. Dai. Sì, comunque prima che ci fosse questo inconveniente stavamo parlando di Halloween. Stavamo parlando di Halloween, su cui tra l'altro mi soffermerei perché dai, è lo speciale. Sì dai, lui gioca, intanto vediamo, a me sembra... Tu fallo andare, per adesso è precisamente il livello... Boh, mi sembra il primo livello. Beh, sì. Un po', non ci sono i mostri, però è il primo livello. Però vabbè, è il primo livello. Comunque lui si diverte, lasciamolo. Lasciamolo divertire. Qua è tutto buio, vabbè. E vabbè, sì no, qualcosa di strano c'è, però vabbè. Va bene così. E no, niente. Halloween, stiamo su Halloween. Sì. Questa è una... Beh, ma no, Halloween non è uno. Non è uno, stavo appunto per dire, una saga prolifica, anche troppo, ce ne sono alcuni quasi belli, alcuni qualche brutti. Migliaio, sì, alcuni belli, alcuni brutti. Diciamo le cose chiaramente. Allora, il capolavoro è quello carpenteriano. John sì. Carpenter, il primo. Halloween, la notte delle streghe in Italia è uscito con questo titolo. Capolavoro assoluto. Adesso vedrò di analizzare qualcosa. Magari prima dicevi della scena iniziale. La scena iniziale, che cos'ha di speciale? Partiamo da lì. Una scena in soggettiva dove il regista ci cala nei panni di qualcuno. Non sappiamo chi è. Indossa una maschera, però è Halloween. Si vede dall'ambientazione, quindi niente di strano. Si introduce in una casa, noi con lui, perché vediamo dai suoi occhi. È una cosa molto disturbante, molto avanti anche registicamente per l'epoca. Considerate intanto qua. Beh. Boh, sembra arrivato in fondo. Esatto. No. E ci introduciamo. Non era in fondo. Ci introduciamo in questa casa. Dagli occhi proprio dell'assassino. Dell'assassino, perché sì. Inizia a uccidere persone. Così. Ok, così. Senza dire niente. Senza così. Un perché. Ah, bene. Ma attenzione, piccolo bello. Colpo di scena, tra l'altro, qual è? Che quando vediamo ed dall'esterno. È il vero colpo di genio, poi. Esatto, e qui sono i primi minuti, non stiamo spoilerando nulla. L'assassino è un bambino piccolissimo, 5-6 anni, sì. Che è il piccolo Michael Myers, come scopriremo nel giro di qualche minuto. Quindi inizio spiazzante, assolutamente geniale, malatissimo. Malato. Ripeto ancora una volta, considerate l'epoca in cui siamo. Oh, non morire però, scusa, 39% no, di infatti, vita. Qua c'è qualche problema. Vedi di non morire, no, perché di salute. Facciamo brutta figura poi. No, infatti. Ah, ecco, bravo. Vabbè. Ok. Vabbè, comunque, poi c'è un balzo temporale, sì, no? Sì, c'è un balzo temporale. Perché la scena iniziale dura quei minuti, ma poi quei pochi minuti. Non c'entra con il film. C'entra no, perché... solo con la trama, ma... Sì, sì, sì. C'è un balzo temporale dove abbiamo Michael Myers molto cresciuto, ma cioè fisicamente molto cresciuto. Ma molto cresciuto. Un energumeno, cioè più uno yeti che un essere umano, veramente enorme. E cattivo, come capiremo di qui a poco. Perché? Innanzitutto evade durante il trasferimento in ospedale psichiatrico, scappa. Scappa e che cosa succede? Ecco, guarda che sei passato, guarda, bravo. Una freccia. Stavo dicendoti, guarda che c'è una freccia. Ma non bisogna neanche dirglielo, capito? Lui è un pro. È un pro queste di cose le vede con la coda dell'occhio. Con la coda dell'occhio.
stato questi labirinti. Labirinti. Fantastico. Boh, non lo so. Ma chissà come finisce sta cosa qua. Ma non lo so. Ma che i programmatori di Doom erano fulminati. Sì. Beh, comunque lui poi scappa, stiamo dicendo di sì. Michael, no? Che scappa. Scappa, e dove potrà andare? Dove potrà andare? Dove torna? Dove torna? Ad Haddonfield, che è la cittadina da cui tutto ha avuto inizio, dove sì. lui abitava da bambino. E chi è l'unico che ha l'intuizione di andarlo a cercare proprio lì? Cioè, la chi è l'unico che lo conosce? Che lo poi. Conosce veramente, e a fondo. E perché? Perché è il suo psichiatra. Un certo Loomis. Sì. Tra l'altro qui andiamo ad esempio a Scream, dove sapete che, anche qui senza spoilerare, diciamo un personaggio molto importante del primo Scream è Billy Loomis, sì. nome chiaramente tra l'altro poi ispirato. Nei film di zombie Loomis non è mica interpretato dall'attore che fece... Da Malcolm McDowell, che praticamente è Alex DeLarge di Arancia Meccanica, esatto. Sì, un po' invecchiato ovviamente, filo. Ma è lui, è vero, in quelli di zombie Loomis è interpretato da McDowell. E... comunque Myers non è un cattivo come tutti gli altri, cioè non è il solito... assolutamente no, perché innanzitutto questa cosa non c'è, lui non ha un movente preciso, una motivazione profonda che lo spingerà durante sì. tutta la saga. Lui uccide per il puro piacere di farlo, è un maniaco così. Omicida è il bello che con i fiocchi, diciamo. Il regista non ci dice niente, no, cioè... non ci spiega, non è un alieno, non è posseduto sì. da o perlomeno noi non lo sappiamo, il regista ce lo presenta così com'è, quasi inespressivo, anzi totalmente inespressivo, una maschera volutamente priva di lineamenti o qualsiasi espressione, anche lontana. Non c'è approfondimento psicologico, dobbiamo prenderlo così com'è, un pazzo privo di una apparente motivazione sì. e ammantato di un'aura quasi, diciamo che si va ai limiti dell'immortalità, adesso senza spoilerare no ecco, forse è meglio ecco, che ma è un personaggio che sicuramente ecco diciamo fuori dal comune, anche per la storia stessa del cinema horror, che diciamo sì, sì. di cosa è il comune, ce ne, fuori dal comune ce ne sono tante. Ma così lui è veramente un personaggio di quelli che si ricordano, ecco, e che hanno segnato in modo indelebile la storia certo. del cinema, non solo horror, ecco. E poi, cosa potremmo dire? Ci sono alcune curiosità sul film? Ci sono varie curiosità sul film, ad esempio un film girato con un bassissimo budget, certo relativo, considerate però è un film che tipo di produzione è, ha avuto un budget sui $300,000, una sì. cosa simile, quindi... veramente La mappa. Ha trovato. Non è un po' più grande di quella del... Sì, aspetta, mi sembrava... È grande come quella di GTA 5, sì, praticamente. Sì, come quella di GTA 5 e Skyrim... messe assieme, c'è anche sì. Red Dead Redemption, così. Esatto, mettici anche un The Witcher 3. Così, aggiungiamo cose a caso. Metticelo, sì, pubblicità, The Witcher, compratelo quando uscirà, assolutamente. Esatto. E comunque un'altra cosa è che è stato girato in poco tempo, no? Sì, quindi, neanche un mese, una ventina di giorni. Come So. Una ventina di giorni, come So. Esatto. Anche So, grande capolavoro del grande, tempo. Poi sì. una scena che io mi ricordo sì. è quella in cui la mamma, sì. mentre parla con i bambini che stanno guardando la televisione, gli dice... Questo non è un film per bambini. Ah sì, la scena della TV, esatto. La mamma, la sorella, adesso non mi ricordo. Sì, qualcuno e, comunque. Sì, c'era la cosa dall'altro mondo che andava in TV. Praticamente questo è un film degli anni 50 che ha ispirato il capolavoro di cui parlavo prima, sempre carpenteriano, che è appunto la cosa. Qua intanto... Siamo arrivati in fondo. Ma questo... Boh, è strano. Non lo so. Boh, prova ad andare lì in fondo, va? Sì, prova a guardare. Boh, schiaccia il teschio. C'è una freccia. Tu in Doom spara, schiaccia. Spara e schiaccia. No, scappa. Adesso comunque, scappa, però. C'era una scritta. Hai visto? No, non ho visto niente. Boh, dopo c'era magari... C'era tipo delle lettere. Dopo riguardiamo magari in... Vai. No, questo... Che cazzo è? Questo no, non, dai. Questo non c'era. No, questo è uno scherzo. Questo non c'era. Questo, cioè, essere pazzo per una roba del genere. Attenzione, signori. No, qua bisogna essere proprio dei malati mentali. Boh, comunque...
di Halloween abbiamo parlato. No, di Halloween abbiamo quindi consigli gli ultimi due, perché adesso mi sa che ne esce un terzo. Assolutamente. Ma sì, infatti, ho anch'io sentito che esce un 3D. Un 3D, ecco, anche qua quando sento 3D sono sempre un po' in allerta. Sì, perché... purtroppo. Ah, va che intanto è arrivato in fondo. Ah, ok. Vai, vai, scacchi. Non è arrivato in fondo. Ah, ma non era No, qua, non finirà mai questo video. In teoria, video. No? Quando arrivi in fondo c'è il famoso interruttore a cui deve sparare tre volte. Vediamo. Teoricamente. Vediamo. Se il mito... Se funziona. Sì, però qua è... No. Qua mi sa che sta scendendo la vita. La vita sta scendendo. Così a caso. Ma provo schiaccia E a caso per uscire. Tu schiaccia, vai. Dai, spara, fai di tutto. Che ne so. No, mi sa che non può sparare a nessun interruttore. Ah, va, è arrivato in fondo. Ok, sì, vabbè, cioè, ci volevano 30 secondi, ci hai messo 9 minuti. 9 minuti? No. E cioè, qua? Qua c'è qualcosa che non... Questo sarebbe... Questo io non l'ho mai visto. E ma qua come usciamo? No, qua? Non so come... Come facciamo con il video? Qua cosa si fa? Si giustamente spara. Spara, non lo so. Prova ad andare avanti. Vai un attimo verso... Dai! Verso l'immagine. No, non vuole. Dai, su. Dai. No, forse non era il caso. I buoni consigli, no? Giratissimi, si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom. Sì, ma cioè alla fine abbiamo finito il video e non abbiamo salutato. Non abbiamo salutato. Beh, potremmo anche non salutare neanche adesso. È tardi. Andiamo, niente, che è tardi. Dai, niente.